Gentile collega, il capitolo che porta alla tua osservazione è un capitolo che ha una bassissima accuratezza diagnostica in ecografia, ma è necessaria la nostra conoscenza perché la paziente che viene alla nostra osservazione potrebbe riferirci di una precedente gravidanza affetta da un neonato con una sindrome di iperaccrescimento osseo. E allora noi dobbiamo fermarci, dobbiamo chiedere il materiale clinico di quella precedente gravidanza per andare a studiare di quale patologia si tratta e vedere se ci sta un'eredità sporadica, autosomica dominante o recessiva. E andare a vedere soprattutto se di questa patologia si conosce il locus genico. Spesse volte queste patologie vengono non riconosciute in utero. Talvolta possono essere vagamente sospettate in utero nel terzo trimestre, ma la nostra, il motivo per cui vi presento questa lezione è proprio quello, che poi possiate memorizzare come sia importante descrivere tutto e mettere in evidenza anche questi aspetti che possono essere parziali e relativi soltanto a un emisoma. È pur vero che è difficilissimo il riconoscimento, ma è bene la nostra conoscenza. Grazie dell'attenzione. Sindromi dismorfiche con iperaccrescimento osseo. Con questa denominazione si intende un gruppo di malformazioni ad eziologia non univoca che hanno la caratteristica comune di presentare un aumento volumetrico degli arti. L'ipertrofia può essere totale quando interessa globalmente uno o più arti, megamelia o addirittura gigantomelia, o parziale, quando è colpito solo un segmento di arto, macrodattilia, regolare quando tutti i tessuti, scheletro e parti molli, contribuiscono all'aumento di volume, e irregolare quando un solo tessuto è coinvolto. Le ipertrofie regolari possono interessare un solo lato del corpo, emi-ipertrofia congenita, o un solo arto, ipertrofia congenita degli arti o parti di esso, sindrome Flutter. Emi-ipertrofia congenita, condizione morbosa, caratterizzata da una crescita armonica esagerata di tutti i componenti, muscoli, vasi, nervi, ossa, di una metà del corpo, la quale si presenta sproporzionata sia in lunghezza sia in larghezza, come se appartenesse a un individuo di proporzioni maggiori rispetto all'emisoma controlaterale. Anche gli organi interni possono essere interessati dal lato ingrossato. Nel 20-30% dei casi si osservano lesioni di tipo amartomatoso, nevi, angiomi. Esiste una particolare predisposizione alle neoplasie infantili del fegato e del rene, specie nefrobalastoma. Occasionalmente si riscontrano anomalie cutanee, macchie cafeane, ipertricose. Possono coesistere altre malformazioni come la displasia delle anche e il piede torto. Il 15% dei casi presenta un lieve grado di ritardo mentale. All'esame radiografico, la lunghezza e la larghezza dei segmenti diafisari è aumentata. Le epifisi hanno un sviluppo più precoce e dimensioni maggiori, come le ossa del carpo, del tarso e talvolta l'emicranio e l'emifaccia. La dentizione è prematura dal lato interessato. Il rapporto tra parte ipersomica e parte normosomica non subisce apprezzabili mutamenti durante l'accrescimento. L'anomalia riconosce un'origine eterogenea, correlabile a fattori genetici, eredità autosomica recessiva, o cromosomici, differenti forme di mosaicismo, o di natura sconosciuta, che agiscono nelle primissime fasi dell'embriogenesi, alterazioni di sviluppo dell'abbozzo primitivo dopo le prime segmentazioni, con impulso maggiore alla crescita di un emilato. L'incidenza è bassa, un caso ogni 14.000 nascite, ma sono comuni le forme lievi che sfuggono all'osservazione. Emi-ipertrofia congenita. Bambina di 2 anni,
con asimmetria corporea per ipertrofia dell'emisoma destro. Ipertrofia congenita degli arti. L'ipertrofia monomerica o segmentaria è un quadro malformativo caratterizzato dall'aumento volumetrico di un arto o di parte di esso, associato o no a displasia vascolare. Sono tutti casi sporadici, legati verosimilmente ad una embriopatia che coinvolge tutto il segmento, parti molli e scheletro, provocando un gigantismo parziale. L'arto può essere interessato nella sua totalità o in parte. Più facile il riscontro di un gigantismo del segmento distale, specie delle mani e dei piedi, oppure delle dita. Vi sono varie forme cliniche. Accanto ad ipertrofie apparentemente idiopatiche, in cui l'ipertrofia è isolata, ne esistono altre collegate ad anomalie nervose, neurofibromatosi di Recklinghausen, o vascolari, come il nevo varicoso osteoipertrofico di Klippel-Trenaunay, caratterizzato da nevo, varici e iperaccrescimento scheletrico, o alla emangiectasia ipertrofica di Parkes-Weber, con fistola arterovenosa al posto delle varici. Questi quadri morbosi venivano un tempo considerati come entità distinte, ma attualmente vengono riuniti sotto la denominazione generica di displasie vascolari. L'evoluzione è variabile, con forme in cui l'ipertrofia si attenua o rimane stabile, ed altre in cui si accentua e non si stabilizza che alla fine dell'accrescimento. In presenza di fistole arterovenose, la complicanza più comune è l'insufficienza arteriosa con cardiopatia secondaria. Ipertrofia congenita degli arti con displasie vascolari. Nevo osteoipertrofico di Klippel-Trenaunay. Emangiectasia ipertrofica con fistole arterovenose tipo Parkes-Weber. Sindrome proteo. Disordine amartomatoso, di riscontro solitamente sporadico, caratterizzato da macrocefalia, ispessimento della volta cranica, cifoscogliosi progressiva, spondilomegalia con forma irregolare delle vertebre e gigantismo parziale delle estremità, macrodattilia di uno o più raggi digitali delle mani e o dei piedi, con aree di ipertrofia massiva delle parti molli, palmari e o plantari, ad aspetto cerebro giriforme. Si associano displasia neviforme, iperpigmentazione cutanea diffusa o a chiazze ed anomalie delle parti molli, lipomatosi, angiomatosi e linfangiomatosi della parete addominale e toracica, unitamente all'atrofia muscolare e vene varicose. L'intelligenza è normale. La statura è accelerata nei primi anni di vita, 97° centile con asimmetria corporea. Eziologia è sconosciuta. Sindrome proteo. Bambino di 12 anni, asimmetria corporea con emisoma destro più grande del sinistro, cifoscogliosi con grave deformità toracica, sterno escavato e gibo costale destro, macrodattilia del terzo e quarto dito del piede destro e gigantismo del secondo e terzo dito del piede sinistro. Sindrome proteo. Bambino di 2 anni, macrorbodia bilaterale con gigantismo digitale dei primi 3 raggi e divaricazione abnorme tra primo e secondo dito. Controllo clinico dopo intervento riduttivo eseguito all'età di 6 anni.